Bene, salve ragazzi, qui è Omex e continuiamo la nostra panoramica sulle spline, pensando di concludere l'argomento proprio in questa lezione. Sarà una lezione breve, in quanto, come già detto nella lezione precedente, non è che abbiamo poi chissà quante altre cose da dirci, se non quella, il consiglio che io vi do di esercitarvi. Bene, io penso che non lo so, penso che almeno qualche altra piccola indicazione vada data, insomma, in questo senso. Parliamo un poco delle spline e della possibilità di modificarle e magari di tutte le possibilità di modificarle, come quella anche di creare una forma in outline, in suboggetto, per così dire. Allora, mettiamo il caso, riprendiamo il nostro bicchiere, ecco, mettiamoci in Isolate, magari Selection, mettiamoci in una vista frontale e mettiamoci su Line, vedete? Metti caso, come abbiamo detto, io ho la possibilità di intervenire all'interno della mia spline, modificando i vertici che sarebbero i nostri vertici, se metti in modalità vertex e selezioni, ho i miei vertici che posso spostare, noi sappiamo, mediante il gizmo qua che vediamo, il segmento che unisce i due punti e la spline nella sua interezza. Beh, per quanto riguarda i segmenti e i vertici, abbiamo visto già come poterli spostare, come magari la modalità di segmentazione si modifica qualora io mi vado a spostare il mio vertice, ma forse una menzione speciale va fatta per quanto riguarda le spline. Se io mi metto in modalità spline, anche in questo caso ho la possibilità di effettuare una serie di operazioni. Ovviamente tutta questa serie di operazioni, la maggior parte la conosciamo, cioè perché sono operazioni derivanti da altre operazioni che noi abbondantemente abbiamo trattato anche in precedenza, ma forse diciamo che come dire, un approfondimento vada fatto soprattutto per quanto riguarda la possibilità di creare il contorno di questa forma. Se io mi metto in outline qua, posso sia interagire cliccando su Outline con la mia forma, o comunque posso modificare il parametro della mia outline. Mettiamoci su Outline, clicchiamo e andiamo sulla mia forma, creiamo un piccolo spessore per la mia forma, ok? Adesso ho dato uno spessore alla mia forma e che cosa è successo? Che se mi metto in Late e mi metto a guardare la mia vista prospettica, ho creato uno spessore. Adesso io posso andarmi a modificare, se mi metto in late come sto qua, posso andarmi a modificare un po' tutti i parametri. Vedete questo tipo di segmentazione, ad esempio. Ho 16 segmenti, ma se io li portassi a 40, ad esempio, vedete come il mio bordo è molto più definito. Ma diciamo che una sorta di livello di dettaglio la posso raggiungere se mi metto in vertex e dico mostrami il risultato finale, ad esempio, e magari attivo la visualizzazione dei bordi quando seleziono il mio oggetto. Beh, la possibilità di aumentare il livello di dettaglio lo possiamo fare semplicemente mettendosi sulla nostra linea e andando a modificare, come appena fatto, il parametro Adaptive. Vedete come tutto è più definito? E quindi siamo stati capaci in questo caso di aumentare il livello di dettaglio, che un argomento che spesso ritorna nelle
nei software di grafica 3D in generale, nella fattispecie in 3DS Max, la possibilità di poter aumentare, qualora lo si voglia, il livello di dettaglio. E penso che anche per questa lezione sia tutto, insomma, ci siamo detti tutti e vi do appuntamento alla prossima lezione.